Ciao ragazzi, sono Piro di Corner Sampdoriano. Oggi potrete vincere la maglietta autografata della Sampdoria grazie a CryptoDevox con il nostro quiz. Qua ci sono le domande preparate dai nostri admin e voi, rispondendo a 8 su 10, potrete vincere la maglietta autografata della Sampdoria. Eccoci, siamo qua con Simone, Simona, Federico, Giorgio Lupieri. Qualche parola su questa situazione della Samp la vogliamo dire oppure... Sono abbastanza scaramantico, quindi preferisco non dire niente su fallimenti, roba del genere. Però spero e credo che qualcuno, diciamo, ci potrà salvare. Sinceramente, quello che penso è che se abbiamo fatto schifo tutta la stagione è anche giusto andare in Serie B. Almeno 25 milioni per i paracadute, magari possono far comodo, non lo so. Nel dubbio spero bene. Vediamo, nel senso, io spero in un gradino solo e non almeno tre, quindi ho letto dell'offerta di Barnaba, speriamo vada in porto. Da dove hai letto l'offerta di Barnaba? Da voi, vi seguo dalla nascita della pagina, quindi... Siamo ben informati, anzi grazie a voi, al vostro lavoro siamo molto ben informati. Tutte le mattine guardo se mettete le storie per essere aggiornati. Partita di oggi? Sampdoria Empoli. E grazie. Difficile, però secondo me forse un pareggio 1-1. Marcatori così? Secondo me Gabbiadini. Per l'Empoli, Caputo. Parlavamo di Caputo. Cosa c'è da dire? Intanto che non faccia lo scherzetto dell'ex, direi che non ce lo meritiamo al momento, ecco. Ci siamo meritate tante cose negli ultimi mesi, però... Come si suol dire, la palla è rotonda, quindi può succedere di tutto. Andate in tribuna? Andiamo in tribuna anche oggi. No, scherzo. Vogliamo iniziare? Siete carichi? Iniziamo. Proviamo. Vogliamo partire con le domande? Certo. Vuoi salutare qualcuno? Saluto Andrea Torriglio, ragazzo lì. Sampdoria, unione di due squadre. Vuoi dirmi anche l'anno dell'unione? Andrea Doria e Sampierdarenese, 1946. Mese? E agosto 12. 12 agosto 1946. Sampierdarenese e Andrea Doria. Bianco-blu per l'Andrea Doria e rosso-nero per la Sampierdarenese. Ottimo. Anno di fondazione? 1946. Mese? Agosto. Agosto. Giorno? Non me lo ricordo mai. No, mi confondo con la data di nascita di mio padre. Io ti dico uno per non saperne leggere né scrivere. 8. Risposta sbagliata. 12 agosto. Andrea Doria, Sampierdarenese. Effettivamente bianco e blu e rosso e nero. Allora, qua faremo le domande angolo cripto. È più difficile, però grazie a loro potremo fare questo quiz. Corner Sampdoriano ha assistito a diverse partite in tribuna. Ok. A quante vittorie però? Ti propongo l'aiuto. Allora, potrei sbagliare, ma se non mi ricordo male, una. Una. La risposta è sbagliata. Due. Lo dico, dai. Due. No, due perché mi sa che c'eravate col Verona. Mi sembra di ricordare i gol dalla tribuna. Fai tu. Confermiamo? Due. Confermiamo due. Esatto, la Samp ha vinto qua in tribuna Genova contro l'Hellas Verona 3-1. È vero. Però a Reggio Emilia contro il Sassuolo vinse la Samp 2-1. Quali di questi celebri personaggi di Fede Blucerchiata disse la frase "Io non credo in Dio ma credo nella Sampdoria"? Paolo Villaggio. Ottimo, risposta esatta. Io ti dico Paolo Villaggio. Confermi o non confermi? Mi fido? Non lo so, giuro non lo so. Per evitare mi fido perché non lo so. La risposta è esatta, brava. Complimenti. Numero 27 della Sampdoria? Vabbè, il mitico Fabio Quagliarella, capitano, signori. Quagliarella è stato eletto capocannoniere di Serie A con quanti gol? 26. 28. Un altro errore purtroppo, era 26. Vabbè, però è comunque stato sopra un certo Cristiano Ronaldo, eh. Ti intendi di storia o ti intendi più di anime? Storia. Aspetta, anime vado io. In quale anime venne citato il derby della lanterna? Ollie e Benji, Detective Conan, Lupin. 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 Complimenti. Lupin? La risposta è esatta, incredibilmente. Ollie e Benji. Ollie e Benji è la risposta sbagliata, era Lupin. Sapete dirci qualcosa su questa citazione? Era una puntata dedicata appunto a Genova, dove sì, veniva presentato sia la lanterna che il Palazzo San Giorgio. Esatto. Mi ricordo, non potrei dire di più perché è tutto giusto. Il giocatore che ha fatto più gol nella storia della Sampdoria? Roberto Mancini. Mancini. Roberto Mancini. Ottimo. A quante trasferte Corner Sampdoriano ha partecipato in tribuna? Abbiamo sempre una, due o tre? Dico due. La risposta è esatta, complimenti. Reggio Emilia è una delle trasferte che abbiamo fatto insieme a Crypto ed Evox. Ok. Qual è l'altra? Ok,
Cremonese. Mi trasfero. Purtroppo no. Lo staff di Corner Sampdoriano, grazie a Cripto, è stato presente due volte in trasferta. In quali città? Spezia, Roma, Firenze, Reggio Emilia, Bologna, Milano. Reggio Emilia, Spezia. Purtroppo la risposta è sbagliata perché abbiamo Reggio Emilia giusta, ma Bologna era l'altra. Ho detto Spezia, vabbè, Bologna. Vabbè, vabbè. Bologna, per vedere appunto il Bologna, 1-1 finì quella partita. Gol di? Juricic. Perfetto, bravo. Primo presidente della Samp, così a bruciapelo. Amedeo Rissetto, Piero Sanguinetti, Aldo Parodi. Aldo Parodi? Questo purtroppo è un errore. Sanguinetti. Aldo Parodi. Errore, era Piero Sanguinetti. Sei già arrivato a soglia per vincere la maglietta, quindi complimenti intanto. Dov'è che si posiziona la Samp alla fine del primo campionato che milita in Serie A? Ottavo, decimo, dodicesimo posto. Ottavo. Decimo, undicesimo, dodicesimo posto. Decimo. Risposta? Io avrei detto dodicesimo. Diamo la risposta giusta al decimo. Perfetto. No, no, quella è una delle poche cose che so. Bravo. Decimo. E la risposta è? Credo, spero corretta. Ed è corretta. Forse ho veramente sparato a caso. Vabbè, comunque grazie comunque. Se mi vedete amici, io sono qua, ho appena fatto sto quiz. Purtroppo non è andato bene, però comunque mi sono divertito. Buona fortuna e buona giornata. Grazie anche a voi. Ciao. Ciao. Però è stato bello giocare con per voi. Per partecipare. Esatto. Volete dire qualcosa? Forza si può dire per rinnovatene. No. Giù le mani dalla Sampdoria. Giù le mani dalla sempre. Sampdoria. Non si tocca. Hai vinto la maglietta autografata della Sampdoria. Qual è la maglietta che non vorresti ricevere della rosa di quest'anno? Vabbè, sicuramente Sabiri, senza neanche pensarci. Hai vinto la maglietta invece del numero 10. Ma numero 10 della prima parte di campionato o della seconda parte di campionato? Se fosse della prima è Caputo. Ma tra i due chi preferisci? Chi è quello di adesso? L'altro è l'Hammers. Spero di quella di Caputo. Ciccio è Ciccio. La nostra valletta, Gabriele Garré. Vuoi dirci qualcosa? Grazie Cripto. Grazie anche a me. Maglietta di Caputo, davvero complimenti. E ora facciamo pure la foto. Il video ragazzi è finito, grazie mille a chi ha partecipato, grazie mille a chi ha passato un bel tempo con noi, ha risposto alle domande, ha condiviso anche pareri sulla situazione societaria di questo momento. Grazie a Crypto ad Evox per averci dato l'opportunità di poter regalare la maglietta autografata della Sampdoria a uno di voi. Seguiteci su Corner Sampdoriano per altri contenuti.